Diciamo che io vedo un miglioramento a livello di squadra, di spirito, di compattezza. Io ho detto anche a loro il bel gioco, principalmente contro una squadra che ha giocato come oggi Bologna. Io ho giocato tante di queste partite qui e difficilmente sono stati belli da giocare e da vedere. Quindi conto il risultato alla fine. Quando hai talento in campo, anche con questi colpi puoi decidere la partita, ma direi che una cosa che vedo che è cambiato è che si credono davvero, e quando una squadra crede davvero in qualcosa, anche questi palloni invece di andare sopra la traversa va all'incrocio. Quindi credo che stia cambiando proprio il credere in quelle che stanno facendo, in credere che quelle che stiamo cercando di costruire, sapendo che abbiamo bisogno di tempo per migliorare tanti tanti aspetti. No, purtroppo no, l'ho visto velocemente, l'ho chiesto a Ricky, poi ancora lui ha detto sì, e ho detto allora cambialo, perché ho visto la faccia, lo conosco, ovviamente lui ci tiene tantissimo, è uno che sta dando tutto quello che ha, ma non possiamo rischiare un cacà, poi pensando anche a mercoledì, spero che sia poco, poco niente. Sì, dico anche un po' quelle che penso prima le gare, no? Credo che una squadra per poter costruirsi una identità ha bisogno anche di continuità, sia nei giocatori che giocano, per trovarsi sempre con più sintonia in campo, e poi cerco di guardare la partita, cosa succede. Hanno risposto bene, benissimo, tutti e tre che sono entrati, e questo mi fa molto piacere, non tanto solo per l'individuo, ma proprio per il gruppo, perché stanno facendo capire che ci tengono tutti a partecipare, si sentono partecipi, e possiamo, questa è una, proprio la fondazione importante, un fondamento per poter crescere, il gruppo che sta crescendo, questo è quello che io vedo quotidianamente e anche nella gara. Poi sono convinto che con quelle che hanno come talento individualmente, le cose miglioreranno anche tecnicamente. Grazie comunque. No, non direi che dobbiamo parlare di salvezza. Credo che tutti noi sappiamo sempre come abbiamo giocato, ma questo non toglie l'impegno, il sudore, diciamo, l'unione durante la partita e la ricerca della vittoria. Nel calcio non si gioca sempre bene come squadra, non si gioca bene sempre come individuo, ma questo non toglie che il risultato può avvenire lo stesso, perché c'è uno spirito di squadra, c'è uno spirito per cercare comunque il gol e la vittoria. Questa è la cosa che io vedo, e credo che il secondo tempo siamo stati un po' più propositivi, un po' più cattivi, diciamo, nelle iniziative che abbiamo intrapreso. No, allora credo che il presidente sia stato molto chiaro. Monica, credo che abbiamo già abbastanza malumori nel mondo, per come sta il mondo, e io sono una persona che vuole il bene di tutti, anche quelli che non conosco, ma in questi giorni abbiamo visto ancora una volta che tanta altra gente si divertono a cercare di dividere, perché la verità è quella che ha detto il nostro presidente, e figurati se in questo momento si è parlato delle cose che sono usciti. Noi internamente siamo molto uniti, abbiamo parlato del futuro, abbiamo progettato nostri occhi proprio in quelle che deve avvenire, sia sul breve sia sul lungo. E ripeto, è stata una grande delusione prima di tutto che è uscita una notizia del genere, quando io ovviamente o i miei hanno lasciato diciamo, scappare queste notizie. È stata una delusione di vedere che c'è proprio la voglia di dividere, e credo che in questo momento del mondo abbiamo bisogno di cercare di essere corretti più che altro.